Proseguiamo con altri esercizi riguardanti la semplificazione delle espressioni. Naturalmente stiamo parlando dell'argomento archi associati, per chi avesse cliccato in questo video e non sapesse dove ci troviamo, stiamo parlando dell'argomento archi associati. Ci chiede in questo esercizio, che ripeto è tratto da una valanga di esercizi tratti dal testo Matematica Blu 2.0, il numero 4 della Zanichelli, autori Bergamini, Trifone e Barozzi, quello più utilizzato nelle scuole. Ci dicono di semplificare la seguente espressione: seno di 720 gradi più alfa, che moltiplica il coseno di 180 gradi più alfa, meno il coseno di 450 gradi più alfa, che moltiplica il seno di meno 270 gradi meno alfa. Allora, se avete seguito i video precedenti non dovreste avere problemi. Sempre vi consiglio di risolvere, ve lo faccio copiare per chi non avesse il libro. Vi consiglio sempre di risolvere questi esercizi, lo dico ai ragazzi che soprattutto frequentano la scuola, ma a tutti, senza le tabelle davanti, senza le formule davanti, perché è assolutamente inutile, è una perdita di tempo. È un po' come fare la settimana enigmistica, fare non so, una domenica quiz, una settimana enigmistica, insomma, con le soluzioni, guardare le soluzioni, francamente non ne vedo l'utilità. Dunque, vediamo come ci sono. Questa volta abbiamo gli angoli espressi in gradi, ma non fa niente, basta portarli in radianti. Il problema è che però abbiamo 720 gradi, che è un angolo superiore a 360, e anche 450 gradi. Dobbiamo cambiarli. Allora, come lo scriviamo? Questo conviene scriverlo come? Uguale seno di. Vi ricordo che 720 gradi è il doppio di 360, quindi questo lo possiamo scrivere come seno di 2 per 360 gradi più alfa, che moltiplica il coseno di 180 gradi più alfa meno coseno di. Oh, vi ricordo che 450 è 360 gradi più 90. Quindi questo è 360 gradi più 90 gradi più alfa. Seno di meno 270, ve lo ricordo, attenzione. Ho 270 è meno 90. Meno 90 per meno è 90, quindi questo è un dato che è il seno di 90 gradi meno alfa. Avete visto? Tutti questi li possiamo determinare. Allora, intanto diciamo questo: questo è un seno di 2 pi greco più alfa, no? Ma il seno di 2 pi greco più alfa, ve lo ricordo, visto che vi ricordo la formula secondo cui il seno di alfa più 2k pi greco è pari a sen alfa, ovvero il seno e il coseno sono entrambe funzioni periodiche di P2 pi greco, quello lì è appunto sen alfa, dove K in questo caso, vedete, dove K in questo caso chiaramente è 2. Quindi abbiamo che questo non è altro che il seno di alfa, che moltiplica. Questo, parliamo di angoli associati, angoli che differiscono di un angolo piatto. Siamo cioè nel terzo quadrante, quadrante nel quale sia il seno che il coseno sono negativi. Quindi il coseno di 180 gradi più alfa è il coseno di alfa con il meno davanti, quindi questo qui è un meno cos'alfa. Ora, vi ricordo che sempre per la regola di prima, questo abbiamo un coseno di 360 che può essere interpretato come un coseno di 2π greco, dove k è 1, 2kπ greco, più un angolo beta che lo chiamiamo 90 gradi più alfa. Questo quindi si può scrivere come meno, chiaramente, il coseno di 90 gradi più alfa, parliamo di angoli che differiscono di un angolo retto. Vi ricordo che il coseno di 2kπ più un certo angolo beta è pari al coseno di beta, anche il coseno è una funzione periodica di periodo 2π, quindi questo lo scriviamo così. Il seno di 90 gradi meno alfa, vi ricordo, parliamo di angoli complementari in questo caso, è proprio pari a coseno di alfa. Uguale. Allora, questo abbiamo già scritto, è meno sen alfa cos'alfa. Oh, il coseno di 90 gradi più alfa, lo ricordo, è meno seno di alfa, per quel meno più, quindi è sen alfa coseno di alfa, ma come vedete il risultato di questa espressione è proprio zero. Dunque qui abbiamo un seno di alfa più 3 pi greco mezzi che moltiplica un coseno di alfa più pi greco, più linea di frazione, al numeratore abbiamo una tangente di 3 pi greco mezzi meno alfa che moltiplica un seno di pi greco mezzi più alfa, tutto fratto un meno seno di meno alfa più un coseno di 7 pi greco mezzi più alfa. C'è da lavorare parecchio, cominciamo. Andiamo a scriverci chi è il seno di 3 pi greco mezzi più alfa, e lo scriviamo come? Cambiando 3 pi greco mezzi e scrivendolo come meno pi greco mezzi. Quindi seno di meno pi greco mezzi più alfa.
raccogliamo un meno dentro la parentesi, chiamo seno aperta la quadra meno pi greco mezzi meno alfa. Se adesso indichiamo con pi greco mezzi meno alfa un angolo generico beta, il seno di meno beta, ve lo ricordo, è meno sen beta. Quindi questo è uguale a meno seno di pi greco mezzi meno alfa. Parliamo di un angolo parliamo di angoli complementari, il seno di pi greco mezzi meno alfa è cos'alfa? Con meno davanti è un meno coseno di alfa, quindi quello, il seno di 3 pi greco mezzi più alfa è un coseno di alfa col meno davanti, che moltiplica. Coseno di alfa più pi greco, parliamo di angoli che differiscono di un angolo di 180 gradi, di un angolo piatto. Siamo nel terzo quadrante e il coseno di pi greco più alfa è pari al coseno di alfa con meno davanti, quindi questo è meno cos'alfa. Più linea di frazione al numeratore, lavoriamo su quello. Per la seconda regola fondamentale della geometria, la tangente per definizione è tangente, seno di un angolo su coseno di un angolo. Quindi abbiamo un seno di 3 pi greco mezzi meno alfa diviso fratto un coseno di 3 pi greco mezzi meno alfa. Lavoriamo su entrambi, scrivendo 3 pi greco mezzi meno alfa, te lo ricordo come meno pi greco mezzi, quindi questo è seno di meno pi greco mezzi meno alfa, è solo lungo ma è facile, fratto coseno di meno pi greco mezzi meno alfa, ma andiamo a raccogliere un meno dentro la tonda, raccogliamolo, meno, e avremo pi greco mezzi più alfa, stiamo parlando di angoli che differiscono di un angolo retto. Stesso discorso sotto, coseno di meno, aperta la tonda, pi mezzi più alfa. Ma ricordo che il seno di, se pi greco mezzi più alfa in entrambi i casi è da considerarsi come un angolo beta, il seno di meno beta è meno sen beta, il coseno di meno beta è cos beta, quindi abbiamo che è uguale. Al numeratore abbiamo un meno seno di beta, dove beta in questo caso è pi greco mezzi più alfa, e sotto abbiamo un coseno di beta, dove beta in questo caso è pi mezzi più alfa. Parliamo di angoli che differiscono di un angolo retto, il seno di pi greco mezzi più alfa è coseno di alfa con meno davanti o meno cos'alfa, il coseno di pi greco mezzi più alfa è meno sen alfa. Meno diviso meno più, possiamo scrivere lì coseno di alfa fratto sen alfa, che moltiplica. Seno di pi greco mezzi più alfa abbiamo appena fatto è coseno alfa. Seno di meno alfa è un meno sen alfa, con meno davanti è un sen alfa, meno per meno più, angoli opposti. Ci rimane da fare il coseno di 7 pi greco mezzi più alfa. Andiamo a farlo. Vi ricordo che 7 pi greco mezzi è 4 pi greco mezzi più 3 pi greco mezzi, quindi questo è il coseno di, come detto, 4 pi mezzi più 3 pi greco mezzi più alfa, ovvero coseno di 2 pi greco più un certo angolo beta che è 3 pi greco mezzi più alfa. Vi ricordo che il coseno di 2k pi greco, dove k è 1, più alfa, per definizione di coseno, con una funzione periodica di pi greco 2 pi greco, è coseno di alfa, quindi coseno di 3 pi greco mezzi più alfa. Nuovamente, scriviamo 3 pi greco mezzi come meno pi greco mezzi, coseno di meno pi mezzi più alfa, raccolgo meno, aperta quadra, meno aperta tonda, pi greco mezzi meno alfa. Se pi greco mezzi meno alfa è beta, vi ricordo che il coseno di meno beta, visto che il coseno è pari, o anche per gli angoli opposti, è coseno di beta, quindi questo è coseno di pi greco mezzi meno alfa. Parliamo di angoli complementari e vi ricordo che il coseno di pi greco mezzi meno alfa è proprio il seno di alfa, quindi questo è sen alfa più sen alfa. E allora andiamo a fare le dovute semplificazioni algebriche, andando a ottenere uguale, scrivo qua sotto, meno per meno più cos'alfa per cos'alfa è un cos quadro alfa più, allora abbiamo, possiamo moltiplicare, abbiamo un cos quadro alfa fratto seno di alfa al numeratore diviso sen alfa più sen alfa, che è un 2 sen alfa al denominatore. Coseno di alfa al quadrato diviso sen alfa diviso ancora 2 sen alfa è, come dire, cos quadro di alfa diviso sen alfa per 1 fatto 2 sen alfa, quindi sen alfa praticamente scala sotto, quindi abbiamo un cos quadro alfa più un coseno al quadrato di alfa al numeratore diviso 2 volte sen alfa per sen alfa, che è sen quadro alfa. Minimo comune multiplo, potremmo lasciare così, ma facciamo un minimo multiplo che è 2 sen quadro alfa. 2 sen quadro alfa per cos quadro alfa è un 2 sen quadro alfa cos quadro alfa più cos quadro alfa. Al numeratore non facciamo altro che raccogliere a fattore comune un cos quadro alfa e avremo un cos quadro alfa che moltiplica 2 sen quadro alfa più 1
tutto fratto, 2 sen quadro alfa, è questo il risultato finale, ovvero la semplificazione corretta di questa espressione assegnata. Leggiamo quest'altra: tangente di un quinto per cotangente di un quinto più tangente di meno alfa che moltiplica la cotangente di 11 pi con mezzi meno alfa, tutto fratto sen quadro di alfa meno 3 pi con mezzi più cos quadro di 5 pi con mezzi meno alfa. Allora, che cos'è questa tangente di un quinto per la cotangente di un quinto? È 1, perché ricordo che la cotangente di un quinto è 1 fratto tangente di un quinto. Tangente di un quinto diviso tangente di un quinto è 1, quindi qua abbiamo 1. Vi ricordo che la tangente come il seno è dispari, quindi tangente di meno alfa è sicuramente meno tangente alfa. Allora, dobbiamo sapere chi è la cotangente di 11 pi con mezzi meno alfa, che lo possiamo scrivere come cotangente di, dunque vi consiglio in questo caso di scrivere questo come 8 pi con mezzi più 3 pi con mezzi meno alfa, ovvero come per la terza regola fondamentale, cotangente è coseno su seno, quindi questo è coseno di 4 pi greco più 3 pi con mezzi meno alfa tutto fratto il seno di 4 pi greco più 3 pi con mezzi meno alfa. Allora, sia il coseno che il seno di 2k pi greco, dove 2k pi greco è 4 pi greco in questo caso, più un certo angolo beta, dove beta in questo caso è 3 pi con mezzi meno alfa, è coseno seno di 3 pi con mezzi meno alfa, ma 3 pi con mezzi lo possiamo scrivere come meno pi con mezzi, quindi su possiamo scrivere coseno di meno pi con mezzi meno alfa e sotto ugualmente seno di meno pi mezzi meno alfa uguale. Vi ricordo che raccogliendo un meno sia sopra che sotto, coseno di meno pi greco mezzi più alfa sotto uguale seno di meno pi greco mezzi più alfa, il coseno di meno beta, dove beta è pi con mezzi più alfa e cos beta, cioè questo è il coseno di pi greco mezzi più alfa, attenzione, seno di meno beta è meno sen beta, quindi questo è un meno seno di pi greco mezzi più alfa. Parliamo di angoli che differiscono di un angolo retto, il coseno di pi greco mezzi più alfa è sen alfa come va davanti, quindi è meno seno di alfa, attenzione che il seno di pi greco mezzi più alfa è coseno di alfa con meno davanti e meno cos alfa, meno diviso meno più, quindi questa non è altro che tangente di alfa, ma lo scriviamo come più per tangente alfa tutto fratto sen alfa su cos alfa, no? Ora, occhio a quello di sotto, vi faccio notare che alfa meno 3 pi con mezzi lo possiamo scrivere come sen quadro vuol dire seno di alfa meno 3 pi con mezzi tutto al quadrato, quindi quello è seno di alfa meno 3 pi con mezzi e alfa meno pi con mezzi, perché sappiamo che 3 pi con mezzi è meno pi mezzi, ma meno per meno fa più tutto al quadrato, questo diventa un seno di pi greco mezzi più alfa tutto al quadrato, ma abbiamo già visto il seno di pi con mezzi più alfa, parliamo di angoli che differiscono di un angolo retto, è pari al coseno di alfa al quadrato, quindi questo è coseno al quadrato di alfa più, vediamo quant'è il coseno di 5 pi con mezzi meno alfa al quadrato, questo vuol dire cos quadro, quindi il coseno di 5 pi con mezzi meno alfa lo possiamo scrivere come coseno di 4 pi greco mezzi più pi greco mezzi meno alfa, solito discorso, il coseno di 2 pi greco più pi greco mezzi meno alfa è coseno di pi greco mezzi meno alfa, parliamo di angoli complementari e il coseno di pi greco mezzi meno alfa è pari a sen alfa, quindi questo è sen quadro di alfa. Dunque per la prima relazione fondamentale della goniometria il denominatore è pari a 1 e quindi possiamo scrivere che il risultato finale di questa espressione semplificata è 1 meno tangente al quadrato di alfa.